per poter presentare la lista, anche se abbiamo già raggiunto la quota. Quindi vi prego, siate voi la nostra campagna elettorale e fate conoscere questo fantastico ragazzo che veramente con questa magnifica squadra cambierà Cesano Maderno. Grazie a tutti e adesso tocca al nostro grande, unico Alessandro Di Battista. Sempre così Giulia, Beh, Davide è veramente un orgoglio. Salva tutti, eh? Vabbè. Ho a che fare con Gasparri, che sarà mai un po' d'acqua, che sarà mai. E poi ho scritto adesso in diretta, ho scritto piove, governo Gentiloni. Davvero, grazie di cuore. Siamo forti, stiamo crescendo. Stiamo crescendo tanto e sono 4 anni che giriamo tutte le piazze d'Italia, a prescindere da... Che fate? Tirate giù gli ombrelli, che bagnate pure voi. Eh? A prescindere da... Ecco, vi mettete qualcuno sotto. A prescindere dalle elezioni, da dove si va al voto, sono 4 anni che non molliamo. Giriamo tutte le piazze d'Italia, tutti i fine settimana. Guardate che tutti quelli che sono dei 5 Stelle fanno anche sacrifici, anche se penso sempre che i sacrifici veri li facciano gli operai dell'Ilva, chiaramente. Però non abbiamo mai mollato. Sono 4 anni che ci tirano fango addosso, che tutti i partiti si sono messi assieme contro di noi, ma perché lo sanno, no? Perché sono terrorizzati, sono talmente terrorizzati che già oggi stanno pensando di fare le larghe intese preventive, cioè già ci dicono che staranno d'accordo, e staranno d'accordo. Io lo dico, se qui ci sono degli ex elettori oppure degli elettori del Partito Democratico, magari credete in Berlinguer legittimamente, vi ritroverete Berlusconi, e se qualcun altro ha pensato alla rivoluzione liberale, queste sono terre brianzole dove senz'altro ci saranno persone che hanno votato Berlusconi, per l'amor di Dio, insomma Forza Italia doveva fare la rivoluzione liberale, sono loro ad aver creato Equitalia, cioè questo è il sistema, noi di più non possiamo fare, più che girare tutti i fine settimana, andiamo anche nelle televisioni a parlare, e lo vedete, più che delle interviste subiamo dei veri e propri interrogatori, 4 contro 1, ma va bene lo stesso, insomma noi non ci lamentiamo di questi trattamenti. Sarebbe soltanto bello che in televisione, quando va Renzi, anziché dare il microfono e lasciargli dire tutto quel che appunto vuole, gli chiedessero il perché hanno fatto una legge elettorale incostituzionale dopo il Porcellum, hanno fatto l'Italicum incostituzionale. Si chiamano Partito Democratico, ci attaccano il Movimento 5 Stelle sulla democrazia interna, quando non hanno garantito al popolo italiano la possibilità di esprimersi, perché ad oggi non esiste una legge elettorale, non possiamo andare al voto domani perché non c'è una legge elettorale. E qualcuno dice, ah, però adesso la faranno, sono gli stessi che prima hanno fatto il Porcellum incostituzionale, poi l'Italicum incostituzionale, dobbiamo soltanto coltivare memoria. Io non mi dimenticherò mai quando Renzi, la Boschi dicevano sarà la legge migliore del mondo, ce la coperà mezza Europa, e gli è stata bocciata dalla Corte Costituzionale, cioè era una legge illegale, truffaldina, illegittima, e hanno fatto questa legge. Oggi dovrebbero venire in ginocchio a chiederci scusa, a chiedere scusa al popolo italiano, a dire vi prego, voi del 5 Stelle che siete gli unici che non avete fatto una legge elettorale incostituzionale, ci date una mano a fare una legge elettorale, però non possono farlo perché ci temono in maniera incredibile, credetemi, loro stanno pensando a fare un anti 5 Stelle, ma non anti grillino, sono capaci di fare una legge dove c'è scritto si possono candidare tutte le forze politiche a patto che non abbiano 5 Stelle nel simbolo, sono capaci, credetemi, hanno fatto di tutto per ostacolare il cambiamento, hanno rivotato Napolitano che è il massimo responsabile dei disastri d'Italia per 2 volte di fila, hanno applicato la ghigliottina per salvare i denari nostri che dovevano andare alle loro banche private, ci hanno cacciato dalla Camera dei Deputati, ho avuto 84 giorni di espulsione, ma sono fiero di essere stato cacciato da coloro che hanno salvato un condannato come Minzolini, sono veramente medaglie al valore. Ci sono messi sempre assieme e non ce la fanno a capire del perché, ci stanno tante persone in piazza sotto la pioggia. Persone noi che aspettano un politico che gli promette qualcosa, non vi promettiamo niente, soltanto il rispetto del programma, e vi chiediamo una mano, vi chiediamo di sostenerci, di darci una mano, perché quella è una vasca di squali, è molto complicato, il sistema è incancrenito, il capitalismo finanziario si è infilato nelle istituzioni, sono i consigli di amministrazione delle banche private a fare le leggi, vi prego, non è qualunquismo o populismo, vi faccio nomi e cognomi.
Romano Prodi viene a Goldman Sachs ed è stato presidente del Consiglio, ma prima veniva da una banca d'affari. Mario Monti, prima di fare il presidente del Consiglio, veniva da Goldman Sachs, una banca d'affari. Barroso esce dalla presidenza della Commissione Europea, quindi il capo dell'Europa in un certo senso, e diventa vicepresidente di Goldman Sachs. Mario Draghi, che per qualcuno potrebbe anche essere un papabile futuro presidente del Consiglio, viene dalle banche d'affari, da Goldman Sachs. Amato, consulente nelle banche d'affari, oggi è giudice della Corte Costituzionale, quello che chiamava l'amministratore delegato di MPS per chiedergli denari per finanziare il torneo di tennis di Orbetello. Cioè tutto questo è il sistema, sono le in questo paese sono coloro che inquinano a fare le leggi ambientali, coloro che hanno rubato a bloccare o a fare le leggi anticorruzione, e sono i capitalisti finanziari e le banche d'affari a fare le leggi finanziarie. Questo è il sistema, vi chiediamo di schierarvi, perché schierarsi è dura. Schierarsi significa alzare la testa, significa pure perdere degli amici, perché magari qualche amico qui si è candidato con qualche forza politica avversaria, uno si schiera, dice solo del movimento. Ogni qualvolta inizio a parlare io regolarmente suonano le campane. Ma regolarmente. Cosa significa? Non so se sia un segno divino o il parroco qua è pidino, io non lo so. Alessandro, non esageriamo. Schierarsi è dura, però ti cambia la vita, ripeto, si perdono degli amici, ma se ne acquisiscono di nuovi. Ora io vi dico questa cosa, mi sentite giù in fondo? Sì! Quanto durano ste... Comunque ringraziamo anche i carabinieri, guardate che bella piazza, piove, tanta gente e i carabinieri giù in fondo tranquilli, non è che ci stanno i carabinieri qui a proteggere il politico dai cittadini, i carabinieri stanno giù in fondo secondo me per poter applaudire senza farsi vedere, perché poi li conoscono questi politici e sanno, lo sanno. Guardate, davanti a Palazzo Chigi sono i poliziotti e fanno lì, diciamo, il presidio, sono lì fermi, immobili, elegantissimi, con delle mantelle di velluto blu scure, molto eleganti, e stanno lì e devono stare fermi chiaramente a stare lì all'ingresso quando entrano i politici, il Presidente del Consiglio, a Palazzo Chigi. E tra la Camera dei Deputati e dove avevamo prima i nostri uffici, in Piazza San Silvestro, c'è appunto Palazzo Chigi e noi passavamo lì davanti. Ogni tanto mi capitava di passare, c'erano appunto i poliziotti immobili che però ci chiamavano, mi chiamavano e facevano psst, io mi giravo, continuate così, ci dicevano. Te lo giuro. Qualcuno qua si potrebbe chiedere perché devo credere a una forza politica 5 Stelle dopo che mi hanno preso per il culo da destra a sinistra. Legittimo. Non credete neanche a quel che dico io. Non vi fidate. Fidatevi di voi stessi, per l'amor di Dio. Tuttavia vi do dei fatti. Questi sono, diciamo, non si possono smentire. Uno, qual è la forza politica che scende in piazza così e che generalmente lascia le piazze più pulite di come le ha trovate? Qual è la forza politica che non ha mai bisogno di scorte, che si muove in maniera totalmente tranquilla? E poi soprattutto io ho capito che il problema della politica sono i grandi finanziatori, ancora di più dei corrotti e dei corruttori, sono coloro che gli pagano le campagne elettorali, magari anche a qui sarebbe interessante verificare dove arrivano i denari delle campagne elettorali dei partiti tradizionali, dei partitoni, e coloro che finanziano le campagne elettorali poi ti chiedono sempre qualcosa in cambio, è lì il problema. Neanche la disonestà del politico, la disonestà ci sarà sempre, va aggredita con delle leggi anticorruzione per l'amor di Dio, però ci sarà sempre. Il dramma è il sistema finanziario che finanzia le campagne elettorali dei politici e poi gli chiede sempre qualcosa in cambio. Vi faccio tre esempi che faccio sempre. Alfredo Romeo, quello arrestato appunto nell'affare Consip, finanziava, oltre che la fondazione renziana, tutti i partiti politici da destra a sinistra. La sua idea era: io finanzio tutti, così poi degli appalti li otterrò, e otteneva tanti appalti. Buzzi di Mafia Capitale finanziava il Partito Democratico e gli esponenti del Partito Democratico Romano, otteneva degli appalti in cambio. Riva dell'Ilva, che poi è morto, era il patron dell'Ilva, di questo grande gruppo industriale, finanziò nel 2006 contemporaneamente Berlusconi e Bersani, diede a Bersani 98.000 euro, a Berlusconi 240.000 euro. L'idea sua era: io finanzio tutti, così poi chi vince non mi interessa, ma il favore me lo restituisce. Infatti negli ultimi anni sono stati fatti tanti decreti salva Ilva e nessun decreto salva cittadini di Taranto. Questo
è il sistema. Verificate chi sono i finanziatori dei partiti e già saprete che tipo di politica faranno, perché se le fondazioni renziane prendono dei denari anche leciti, da alcuni RAS delle cliniche private, saprete che la politica renziana sarà bastonare di fatto la sanità pubblica a vantaggio della sanità privata, cioè a vantaggio di coloro che gli hanno dato i quattrini per finanziare la sua campagna elettorale. Questo è il dramma, è questo il conflitto di interessi. E nel momento in cui il movimento continua, dopo 4 anni, addirittura oggi che siamo, secondo molti sondaggi, la prima forza politica del paese a comportarsi in questo modo, questa è la migliore garanzia, perché nel momento in cui ci autofinanziamo con microdonazioni, lo diceva prima Davide Tripiedi, ogni campagna elettorale è autofinanziata con 1, 2, 3 euro vendendo una maglietta, una tazza, facendo una sera il cameriere in pizzeria, questa è la più grande garanzia, che nel momento in cui dovessimo entrare qui a Cesano Maderno o al governo dell'Italia, avremo un unico lobbista che ci comanderà, il popolo italiano e nessun altro grande finanziatore. Noi non siamo in conflitto di interessi con i vitalizi, nessuno di noi lo prende, per quello siamo gli unici in grado, qualora dovessimo avere la maggioranza, di fermarglieli e cancellarglieli in 24 ore. Capite quanta paura hanno coloro che ci campano con i vitalizi sulle nostre spalle? Noi già ce li tagliamo gli stipendi e rendicontiamo le eccedenze, anche in assenza di legge, già lo facciamo, quindi sarà normale che una volta, qualora dovessimo avere la maggioranza del paese, evidentemente il taglio degli stipendi del 50% per tutti i parlamentari e per tutti i consiglieri regionali sarà legge dello Stato, e per loro questo evidentemente è perdita di denaro. Noi non prendiamo rimborso elettorale o il finanziamento pubblico ai partiti, per cui già sanno che qualora dovessimo avere la maggioranza, il finanziamento pubblico ai partiti, diretto o indiretto, mascherato o palese, verrà cancellato, e questo lo temono, perché non saprebbero come altro finanziarsi molti partiti politici. Noi non abbiamo nostri giornali o nostre televisioni, non abbiamo nostri uomini in Rai e non ce l'avremo mai, per quello sanno che qualora dovessimo governare questo paese saremo veramente in grado di cacciare i politici e i partiti dalla Rai, di far pagare a Mediaset le tasse in maniera normale e di togliere tutto il finanziamento pubblico all'editoria, e ci temono per questo. Noi non abbiamo un banchiere che ci sostiene o una banca, abbiamo una banca da destra a sinistra da ossequiare, non ce l'abbiamo mai avuta, saremo quindi gli unici capaci di riformare la governance di Banca d'Italia per permettere sì un controllo pubblico delle banche private, e gli unici capaci di dividere le banche d'affari dalle banche commerciali. Questo è un dramma, le banche falliscono perché molti cittadini gli mettono i soldi nelle banche pensando che semplicemente raccolgono il credito e fanno poi evidentemente il denaro dei cittadini, e fanno poi credito magari in un territorio, a una piccola e media impresa, ad una start-up, ad un'impresa di un cinquantenne che ha bisogno di un prestito per comprare dei macchinari e sistemarsi all'interno del mercato. Ma questo non avviene perché le banche di fatto o sei amico della politica o non ti prestano più denaro, oppure falliscono perché? Perché hanno utilizzato i tuoi soldi per fare delle speculazioni finanziarie, comprarsi titoli tossici, scommesse sulle scommesse che sono i derivati, e così si perdono i denari dei cittadini. Ma tu non lo sapevi che la banca alla quale davi i tuoi denari poi avrebbe fatto delle operazioni speculative? E noi siamo gli unici in grado di separare appunto banche d'affari da banche commerciali, così tu alla banca commerciale gli dai soldi sapendo che fa la banca, non è che fa delle scommesse. Saremo gli unici in grado di farli. Scusate. Noi non abbiamo un corrotto da ossequiare, magari un corrotto, uno condannato come Verdini che ci garantisce voti in Senato e quindi non si fa una vera legge anticorruzione. Siamo gli unici quindi in grado di fare una legge anticorruzione. Poi non so se sarete d'accordo, ma il 5 Stelle al governo farà queste 4 mosse per sconfiggere la corruzione, che è un cancro in Italia e che è un'arma in mano alle organizzazioni criminali, che senza la corruzione della politica non ce la farebbero. 1. Un vero DASPO per i corrotti. Se sei un politico corrotto e vieni condannato non potrai mai più candidarti in nessuna elezione in tutta la tua vita. 2. Se sei un'impresa che per ottenere un appalto hai corrotto un politico non potrai più partecipare a bandi pubblici. 3. Inserire nella pubblica amministrazione delle forze speciali, degli agenti provocatori, degli agenti sotto copertura per scoprire dall'interno i reati legati alla corruzione. 4. Come avviene per i mafiosi, sequestrare i beni dei corrotti. Sono 4 proposte. Ora, io 10 anni fa leggevo La Repubblica quando facevano le 10 domande a Berlusconi, quando ce la menavano con il conflitto di interessi ogni giorno, non si fa conflitto di interessi per Berlusconi, è colpa sua, compagnia Belli. Poi dal centro-sinistra al governo e sparisce dal dibattito pubblico e quindi dalle pagine di Repubblica il tema del conflitto di interessi.
Ma che pensate, che il centrosinistra non abbia conflitto di interessi con il sistema finanziario, appunto con le banche, Banca Etruria, Unipol, figurate, ce li ha i conflitti di interessi. Però davano la colpa a Berlusconi, oppure ero uno di quelli che pensava che Berlusconi fosse l'unico responsabile. Ma questo paese è fatto veramente al contrario. Berlusconi di centrodestra fa Equitalia e il centrosinistra abolisce l'articolo 18 e massacra i lavoratori ancora di più di quanto non abbia mai fatto Berlusconi. Non hanno mai fatto opposizione l'uno all'altro, sono sempre stati d'accordo. Io ti sistemo le ma vi ricordate Violante che disse che era 2002 alla Camera? Berlusconi, non ti abbiamo toccato le televisioni, non abbiamo fatto il conflitto di interessi, perché ce l'ha con noi? Perché ce l'hai con noi? Questo è il sistema, è lo stesso sistema, e cercano sempre di dividerci, no? Destra, sinistra, di metterci uno contro l'altro, spingono per la guerra tra poveri, magari che i cittadini oggi se la devono prendere con i dipendenti di Alitalia che non c'entrano nulla sulla distruzione della loro azienda, responsabilità unica della politica e di questi dirigenti vergognosi come Montezemolo, e pretendevano che noi facessimo fare le Olimpiadi a Montezemolo a Roma. Non ce la prendiamo con i migrati, ma con il business sì, con chi ci lucra sì, con chi ci guadagna sì. E non è stato il 5 Stelle ad avallare l'intervento scellerato militare in Libia. Era Berlusconi che baciava le mani di Gheddafi, mica noi. Ma lì Napolitano parlò, e Obama parlò, e Sarkozy parlò, e il governo italiano si piegò ai loro diktat, di fatto avallando un bombardamento scellerato che ha messo in ginocchio quel paese. Non perché prima i dittatori, per l'amor di Dio, ma sono i popoli sovrani che devono destituire i dittatori, non le bombe straniere, perché la Francia magari si è beccata qualche pozzo del petrolio e noi ci siamo beccati i barconi e l'aumento dei flussi migratori. Non era 5 Stelle che prendeva quattrini Rabuzzi di Mafia Capitale che diceva faccio più soldi con gli immigrati che con la droga. Non era il Movimento 5 Stelle, non è il Movimento 5 Stelle ad avere alcuni interessi in alcune cooperative che vanno da Comunione e Liberazione alle cooperative rosse, che magari alcune speculano sul dramma dell'immigrazione. I soldi nostri vanno alle cooperative, non agli immigranti, e per loro più i migranti arrivano, più denari ci sono a loro disposizione. Questo è il sistema, tutto è un business. La scuola è un business, la sanità è un business, il risparmio degli italiani è un business, l'immigrazione diventa un business. Speculano su tutto perché costoro il denaro è più importante del sangue dei cittadini, e la supremazia non ce l'ha la politica, ma ce l'ha la finanza, appunto, e tutto il capitalismo finanziario che ci governa. Ci siamo messi di traverso a questo sistema, e questo sistema in qualche modo ce la fa pagare. Ogni giorno cerca, appunto, di bollarci, di etichettarci con spesso i pregiudizi. Un giorno siamo di destra, un giorno siamo di siccome. Sì, stiamo crescendo, però ci sono tante persone che ancora, lo dico sempre, ragionano per partito preso, come se i partiti politici fossero una squadra di calcio. Io sono della Juve, del Milan, dell'Inter, quindi sarò tutta la vita della Juve, del Milan e dell'Inter. Non si può ragionare così, perché se si ragiona per partito preso si vota solo un partito, il partito che ci ha preso, che ci ha preso il presente, che ci ha preso il futuro e che ci prende i diritti. E questi personaggi ci tolgono ogni giorno un diritto, però poi quando siamo lì per incazzarci ci danno il bonus. È così il sistema. Sventurato un paese che si accontenta dei bonus quando dovrebbe rivendicare i diritti, è sventurato un paese che si accontenta dei bonus. E i diritti ce li hanno tolti poco alla volta, lentamente. Se ce l'avessero tolti tutti assieme, il diritto a giuste cure, il diritto ad una giusta istruzione, il diritto a respirare aria pura, a mangiare cibo sano, tutti questi diritti, se ce l'avessero tolti tutti assieme, il popolo italiano si sarebbe incazzato, organizzato, li avremmo defenestrati. Ma dato che ce li tolgono lentamente, quando vedono che magari il disagio sociale è lì per aumentare, ti danno il bonus, ti tolgono il diritto all'istruzione, tanti studenti non riescono a pagarsi le tasse universitarie, però tac, bonus ai studenti, 500 euro, comprati l'iPad. Ci tolgono magari il diritto alla sanità, curarsi costa sempre di più, tanti cittadini rinunciano alle cure, nonostante la Costituzione le preveda, tac, ti regalo questa giornata di cura gratuita. Ci tolgono il diritto al lavoro perché ormai non si lavora più, e il reddito di cittadinanza non è una manovra assistenzialista ma una manovra economica, però tac, 80 euro prima delle elezioni, salvo poi a tante persone toglierli subito dopo le elezioni. Fantastico, come se poi questi 80 euro l'avesse stampati Renzi o il Partito Democratico, sono sempre quattrini che provengono dalle tasse dei cittadini. È tutto questo il sistema, perché ci vogliono tranquilli, pacati, dormienti, ci vogliono sufficientemente ignoranti per poterci manipolare con il loro sistema di informazione, e sufficientemente poveri per comprarsi il nostro voto. Questo è il sistema e questo è quel che vuole fare. E noi non siamo moderati, siamo non violenti.
non c'è mai stato un incidente in una piazza del 5 Stelle. Abbiamo incanalato in giusti percorsi democratici di partecipazione l'indignazione e la rabbia degli italiani. Ma non siamo violenti, ma neppure moderati. Moderati si muore in questo paese, purtroppo ancora ipocrita, dove lo dico spesso, se dici cazzo la disoccupazione giovanile al 40%, c'è chi si scandalizza per il cazzo in questo paese. È così. Perché è un paese spesso anche ipocrita, si sta attenti alle parole, ah ma Di Battista, Di Maio hanno utilizzato questo termine, si perde di vista il fenomeno. E il Movimento 5 Stelle alle volte, non avendo e non ce l'avrà mai un giornale, una TV di partito, una radio di partito, è costretto alle volte anche un po' ad alzare i toni per farsi ascoltare. Siamo saliti sul tetto della Camera, spesso usiamo linguaggi coloriti alla Camera dei Deputati per far passare un tema, per bloccare i vitalizi, lo facciamo, ci cacciano dalla Camera dei Deputati, ho avuto 84 giorni di espulsione, sono il parlamentare più espulso della storia della Repubblica Italiana. Più di Guaino ho avuto io il giornale. C'è ancora la batteria? Quasi. 20%. Ma quante persone sono collegate? 3.000 persone. 3.000 persone collegate adesso in diretta a costo zero. A costo zero. Siete qua. Qua ci sono, secondo la questura, 8.000 persone, secondo 80.000. Questo è il movimento, dateci una mano. L'unica garanzia appunto a far sì che noi riusciremo poi a realizzare il programma che ci siamo prefissati è il sostegno del popolo italiano. Spesso, no, tranquilli, spesso è stata responsabilità dei cittadini stessi che hanno votato e poi hanno incrociato le braccia delegando, ma vediamo questi che fanno. Ecco, se dovete votare queste persone, il gruppo di Cesano Maderno, soltanto per dargli una delega e poi diciamo dimenticarvi di quel che succede e che avviene nel comune, non ci votate. Io non vi ho chiesto il voto, non ci votate. Se votate 5 Stelle sappiate che votare non basta, dovete soffrargli sul collo al nostro candidato sindaco, controllarlo, sostenerlo quando senz'altro si metterà contro qualche potere forte, qualcuno che vuole ampliare magari l'inceneritore di Desio che è qui vicino e metterci di più. Siamo ancora in diretta, Si è chiusa la schermata, adesso stoppo io, vabbè, guarda, dovrebbe essere ancora così. Vi dicevo, poi stasera siamo a Sesto San Giovanni, domani un altro tour. Come? Ah, figurate, il concetto, io lo dico, l'ho detto spesso, per me l'euro non è una moneta, ma un sistema di governo, però noi vogliamo, con percorsi, per adesso quelli che abbiamo, che la Costituzione ci consente, quantomeno un referendum consultivo che una volta venne fatto, informare e poi prendere, come dire, chiedere il parere agli italiani tramite un referendum consultivo. Poi vogliamo, qualora dovessimo avere la maggioranza, fare sì delle modifiche costituzionali, inserire per esempio il referendum propositivo senza quorum, chi vota può anche proporre qualcosa e decidere chi va al voto. Poi vogliamo inserire il vincolo di mandato, se sei un parlamentare eletto con un partito e ti penti, va benissimo, ma ti dimetti e vai a casa, no che passi al gruppo misto. Considerate che oggi alla Camera il primo partito per numeri è il Partito Democratico, anche se hanno preso meno voti del 5 Stelle, ma sono di più, il doppio in virtù del premio di maggioranza incostituzionale del Porcello. Incredibile! Se ci pensate politicamente, tutte le leggi, politicamente, le leggi che vengono fatte alla Camera, anche questa di legittima difesa, questa buffonata, ora la criticano tutti, no? Io ho votato contro, per l'amor di Dio. Ogni legge è di fatto politicamente illegale, perché è frutto di un premio di maggioranza illegale, abusivo, illegittimo, truffaldino. Comunque la prima forza politica in Parlamento numericamente è il PD, la seconda è il 5 Stelle, la terza è il gruppo misto. Qualcuno ha votato il gruppo misto, ha sbarrato un simbolo con scritto gruppo misto? No, però vanno lì, si prendono i finanziamenti, si intascano maxi stipendi. Io pure ci potevo entrare, tranquillo, stavo tranquillo a fine settimana, ma andavo in qualche spa anziché a Cesano Maderna a prendere l'acqua. Mi intascavo 12.000 euro al mese, non c'avevo gli attacchi quotidiani, un giorno sono fascista, un giorno sono comunista, un giorno sono bolscevico, un giorno sono un potenziale stupratore della democrazia, un giorno sono un populista, un giorno così, perché cercano appunto di dividerci, di catalogarci, perché un popolo unito gli fa paura, quello che voglio, quello che vuole il sistema, è appunto una guerra tra poveri, il capolavoro del sistema è quando costringono i cittadini non a prendersela con loro che stanno su e ci sfruttano, ma magari a prendersela con quelli che stanno peggio di noi. Questo è il capolavoro del sistema.
sistema. Quando ci riescono, noi distratti in una guerra tra poveri, loro si intascano tutto quel che si devono intascare e sfruttano la nostra distrazione e sfruttano la nostra assenza di memoria, utilizzando spesso il sistema mediatico, non tutti, qua ci sono pure giornalisti bravi, per l'amor di Dio, che combattono pure dentro. Guardate che tante volte ci sono giornalisti parlamentari che mi dicono: ma questo pezzo bello sul 5 Stelle mica lo posso fare, mica me lo pubblicano. Capito? C'è un concetto enorme, appunto, relativo anche al fatto che noi non è che ce l'abbiamo col singolo giornalista, poi vorremmo che tutti quanti fossero con la schiena dritta, ce l'abbiamo con un sistema mediatico dove ci sono in mezzo le banche, De Benedetti c'ha Repubblica, La Stampa adesso, Berlusconi c'ha tre giornali, Caltagirone c'ha Il Mattino, Il Messaggero, Confindustria c'ha Il Sole 24 Ore, nel Corriere della Sera c'è pure una multinazionale chimica cinese che è a parte del, diciamo, della proprietà, e il 10%, se non sbaglio, è in mano Medio Banca, dove dentro c'è pure Banca Mediolanum, dentro il consiglio di amministrazione appunto del Corriere della Sera. Poi ci sono pure, qua c'è un giornalista del Corriere della Sera, bravissime persone che provano a scrivere, fanno, ma non sempre hanno, non la, loro la libertà ce l'hanno, la possibilità magari di pubblicare un determinato articolo che sia magari un giorno veramente a favore. Perché non c'è mai un articolo a favore del 5 Stelle, eppure il consenso aumenta e ci sono milioni di italiani che credono in questa forza politica? Qualcosa di giusto avremmo fatto, per carità. È vero che il movimento cresce anche per dei meriti altrui, ma anche per meriti propri, perché se oggi si parla di, appunto, di reddito di cittadinanza, di proposta anticorruzione, di una banca pubblica e nazionalizzata, di acqua pubblica, di trasporti pubblici, anche grazie al 5 Stelle che riesce a piazzare dei temi, avremo fatto qualcosa di buono in questi 4 anni se siamo la prima forza politica del paese, ma sui giornaloni non c'è mai traccia, mai traccia. Ma comunque andiamo avanti, esiste la rete, esiste appunto un modo di bypassare il sistema di informazione. Il movimento è nato per rompere con gli intermediari, perché intermediare è una forma di esercizio del potere. Un partito politico che cos'è? È una forma di intermediazione tra istituzioni e cittadini. Io qua non conosco nessuno di questa lista, sono venuto a sostenerli perché io sostengo l'idea del cittadino che si fa Stato, perché sono entrato in Parlamento senza conoscere Beppe Grillo e spendendo 144 euro di campagna elettorale. Mi sono candidato come Davide Tripiedi, come Bruno Marton, come Stefano Buffagni del Consiglio regionale, non conoscevamo nessuno, abbiamo provato perché noi gliela volevamo dare vinta, perché preferivamo cospirare piuttosto che espatriare, e oggi siamo in Parlamento e rappresentiamo il nemico pubblico numero uno per tutto un sistema partitocratico che ci teme, che è spaventato, e dato che è spaventato cerca di spaventare. Parleranno sempre dell'inesperienza, poi ora ce la meneranno sulle scie chimiche, sull'allunaggio, Renzi farà tutta la campagna elettorale sui vaccini, come se io non ho mai parlato di vaccini in vita mia, mi hanno chiesto una volta: vaccineresti tuo figlio? Ho detto sì, perché sto aspettando un bambino. Questo è il sistema, questo è il sistema. Vi chiediamo di darci appunto una mano. L'intermediazione è una cosa che ci ha fregato, l'intermediazione appunto delle banche, politica, l'intermediazione è una forma appunto di esercizio del potere. Il movimento cerca e porta avanti leggi per mangiare quel che si produce e produrre quel che si mangia. Leggi per rompere con l'intermediazione lo facciamo con questi cellulari o con le piazze. Andiamo sempre in piazza perché in TV ti interrompo ogni 3 secondi, in piazza uno fa un discorso, poi potete condividere o meno, ma si ha tempo di parlare, di guardarci, di vedere quantomeno la passione e l'ardore che ci mettiamo, e la passione e l'ardore non mentono, le parole possono mentire, ma i fatti, la passione e l'ardore non mentono nelle piazze. Vi chiediamo una mano, perché far parte del movimento non è facile, ma ti cambia la vita in positivo, cammini a testa alta, ti guardi allo specchio la mattina, cosciente del fatto che almeno tu la propria parte la stai facendo. Grazie a tutti e in bocca al lupo. E in bocca al lupo a questo candidato sindaco, dategli una mano. Dategli una mano, coraggio, buon pomeriggio a tutti, coraggio, coraggio, grazie. Chiudo io, grazie a tutti, Mancare non ne parla nessuno, grazie a tutti. Sibilia ne parla sempre. Stasera siamo a Sesto San Giovanni. Coraggio. Con noi un portavoce nazionale al Senato.